Amici di Weekend Dance che ci guardate da tutta Italia, è la coppia del momento. Altro che Starle Olio, altro che Totò e Fabrizio, ma sono... Vai avanti. Basta così, ma sono... Ah, è Fabio, De Luigi. È bello perché sa il nome tutto quanto. Starle Olio, voi non sapete un nome nuovo. È la vecchiaia, è la vecchiaia. State su Weekend Dance perché tra poco li intervisteremo dalla A alla Z. Mi raccomando, mi raccomando. La peggiore settimana? Della mia vita. No, questa è dei peggiori 5 mesi della mia vita. Ma no, tra poco lì, Benvenuto a Napoli. Grazie, sempre un piacere. Con un napoletano doc che è Alessandro Siani, no? Quello là, sì, sì, quello sì. Là. La peggiore settimana della mia vita. Ma nella vita reale mi è capitata una settimana veramente peggiore? No. Questa settimana in particolare è stata abbastanza pesante perché abbiamo girato ovunque e ho dovuto rispondere a tutti qual è stata la mia peggiore settimana. In realtà non c'è stata questa che si sta, che si può, è ufficialmente... Sta finendo la mia peggior settimana, spero che da questa sera, quando esce il film, cominci a diventare la miglior settimana della mia vita, perché spero proprio che il film vada bene. È un po' il mio bambino, l'abbiamo scritto insieme ad Alessandro Genovesi, il regista, insomma. Io lo amo, mamma. Perché? Ma perché? Quando tutto gira male. Sì, sono, sto partendo. Preparati. E senti i rumori della stazione di fondo, amore? Senti? Sono i miei calzini e mutande, accattata! Il peggio deve ancora venire. Piacere, vanno. Potesti mo'. Piantala, sai che ti vogliono bene. È un posto, ma prima non sa da fare, la donna abbondio. Mentre cosa fate? Una settimana prima che avete fissato la data, che succede? Succede l'inverosimile, a parte che siamo sul lago di Como, quindi la citazione di donna abbondio da parte tua, non so se è voluta, però... No, c'è proprio... c'è un po'... Ciao, ho studiato. L'uomo ne sa, fate bene a seguirlo perché ha cultura, capito? No, succedono una serie di inghippi, di contrattempi che fanno sì che questa cosa... diventi un miraggio questo matrimonio, perché succedono veramente tantissime cose molto divertenti. Alla fine, o quasi alla fine, a metà di questa disavventura, quando proprio sono già affossato, arriva Alessandro, il mio migliore amico. Alessandro, non... nel film... Non... A Napoli diciamo Ugumbare Fazzoletto, cioè il testimone. No, Ugumbare Fazzoletto. Ci hai provato con mia moglie? Hai ammazzato il nostro cane? E ora hai ucciso anche mia madre. Ma non è morta. Donna. Tu, mia figlia, non la sposi. Ma papà, io lo amo. Per quanto mi riguarda, il matrimonio è annullato. Adesso la cucina. Adesso è sceso. Magari c'è la cucina. La peggior settimana della mia vita. Paolo, ti piacerebbe fare un giro su questa giostra? Questa è una coppia, secondo me, che funziona molto perché siete genuini, siete simpatici ed è una commedia dove non c'è una minima ombra di volgarità. Questo vi fa veramente onore. Grazie, grazie. Abbiamo costruito proprio questo film puntando tutto sulle gag visive, sulle cose, su cose che facessero molto ridere ma che non fossero assolutamente volgari. In questi abbiamo appunto avuto anche il supporto di Alessandro, che è un altro che punta molto sulla non volgarità, e quindi alla fine credo che appunto tutto funzioni senza nemmeno una parolaccia, che non è poco. E meno male, in questo periodo di volgarità ce n'è veramente aioso. Porca troia, hai ragione.
Chiedo scusa, volevo dire, quanto ti somiglia Paolo come personaggio nel film? Porca! Quanto ti somiglia? No, non mi somiglia per niente, per fortuna, perché se fossi così sarei da ricovero. Infatti siamo oltre, siamo quasi surreali e succedono cose che un essere umano normale non saprebbe come tollerare, gli altri intendo nei miei confronti. Infatti a un certo punto la mamma della sposa di Cristiana Capotondi dice a Cristiana, quando lei dice guarda che io lo amo, riferito a me, lei gli dice perché? Anche perché? Perché? Cosa? Tu non sposerai quest'idiota. Ma papà, io lo amo. Mia figlia non sposerà l'uomo che ha ucciso mia madre. Ma non è morta. Almeno non col mio consenso. Ha ragione Paolo, papà, non è morta. Non è morta. Sentite, io non ho voglia di fare una discussione semantica sullo stato di mia madre. Sta di fatto che è in terapia intensiva e tutto questo per colpa sua. Lo so che è assurdo, papà, ma io sono sicura che la nonna vuole che il matrimonio si faccia. Ah, sì? Peccato che non possiamo chiederglielo, perché è priva di conoscenza. Due idioti siete due idioti! Quattro finestine, stai proprio esagerando. A parte per fare il lavoro di giardinaggio. Paolo, ti dispiace dire a tuo amico di stare zitto, che non deve aprire la bocca? Sì, amore. Ivano, basta, stai zitto. Io ci faccio un lavoro di giardinaggio perfetto. Io ci vuole i soldi, se chiami qualcuno. Ma di cosa stai parlando? Gli hai disintegrato la casa, hai fatto un disastro! Hai distrutto la casa! Stiamo calmi, va bene? Non ha detto neanche un grazie. Ivano, adesso ti metti le cuffie e basta. Vabbè, allora mi metti le cuffie, vai di discussione tra fidanzati. Siete fidanzati, vai di fidanzati. Queste tre parole che tu spesso dici quando vieni a Napoli, quali sono queste tre? Una è sinapreta. Vuol dire sei, fisicamente sei una dotata. Importante. Sinapreta. Chil-tena agazzimma. Cazzimma. Questa l'ha imparato Alessandro. Tutto Alessandro. E poi c'è questa qua, si dice scambiato proprio, no? Hai scambiato. Banca e l'acqua. Ti ricordo che ieri notte c'era una attaccata alla spalliera del nostro letto. Marghe, ancora? È pazza, ma l'hai vista? Senti, a me non è mai successo che uno con cui ho fatto sesso una sera si presentasse dopo due anni attaccato al mio letto. E ti assicuro che ne ho avuti tanti. Ah, sì? Sì. E capita Margherita. Per favore, Ivano, basta. Ma non stai ascoltando la musica, tu? No, lui ha detto metti le cuffie, lui ha detto accendi. Ivano! Faccio tre. Hai te conosco tant'anni, ma che mi ha visserato un premio, ma che mi ha visserato no mancia, ma che mi ha visserato. Aspetta, scusa, mi intrattieni un secondo e faccio. Ciao, sono Dino Piacenti, siamo su Weekend Dance. Non andate via, adesso dei momenti divertentissimi. Con ricchi premi e ricchi. No. Intanto inquadriamo questa targa. Noi il 29 di settembre al Teatro Augusteo, The Best, dove tu sarai ospite dal 25 dicembre, ti abbiamo invitato perché sei stato insignito di un premio Napoli Weekend, la Napoli che balla. Grazie. Dove eri che non sei passata a ritirare il premio al Teatro Augusteo a Napoli? Sì, a casa. E perché non sei venuto dal dottor Caccavalla a ritirare il premio di Weekend Dance? È perché mi era lo pigiama, li vedo pigiama, vieste, the shin, l'uburde. No, stiamo facendo un film, sai che stiamo facendo un film? So, eri a Lampedusa. Dovrei fare una promessa a me e al pubblico di Weekend Dance. Sì. L'anno prossimo c'è la seconda edizione del premio. L'anno prossimo io vengo sicuro, se mi merito premio pure l'anno prossimo ci vediamo. È una promessa che stai facendo adesso, io sto la registrando. Vengo. Tu prometti che l'anno prossimo verrai al premio Napoli Weekend, a Napoli che va. Ma se i film vanno buoni, se cosa vanno buone. Va tutto bene. Quella che chiude una chiave. Se va tutto bene, vieni. Tornavo tu su premio a rete. Se tutto va bene, vieni. Vengo. E Margherita. Amore, ciao. Come va? Sì? Sì, certo. No, non mi sono dimenticato. Sì, sto partendo. Sono qua in stazione. Senti i rumori di fondo della stazione, li senti i rumori della stazione di fondo, amore? Li senti? Sono i miei calzini e mutande, accattata! Marghe? No, è un ambulante anomalo, sì. Adesso però ti devo salutare perché sono proprio sul aspetta, il treno partenza, il treno binario, partenza, amore! Un treno, me lo vuoi fare un treno? Tu twitta, fa stazione. Faccio treno? Dai, Ivano, per favore. Ma cosa ci fu treno, Senti, non c'è più bisogno del treno. Ho combinato un casino. Che succede? È il funerale di Ettore, mi sono dimenticato. No, Ettore ieri? Il cane che gli ho cementificato. Il funerale umano?
Senti, la macchina qua, non lo so, Ivano, se fanno, fanno il funerale al cane. Hai la macchina qua? Sì, adesso. Allora, veloci, tutti insieme, mi porti al lago, perché io col treno non ce la farò mai. Se non ce la faccio è finita. Al mio via, via adesso, dai, cambiarsi veloci, dai, dai Ivano, dai. Compare Farzoletta che sei tu, verso Paolo, tu sei Ivano nel film, ne combina di tutti. Oh. Sì, diciamo che chi si deve sposare è sempre un momento importante. Anche se ci sta una falsità sui matrimoni, cioè perché tu qualsiasi cosa indossi in un matrimonio sei sempre criticato. Cioè, io ho visto anche gente che per esempio faceva commenti sul vestito della sposa, mamma mia, ma che si mette sempre un stesso in culo la sposa, per esempio metto una volta, ma anche gli invitati, no, a me gli invitati mi fanno impazzire, per esempio sulle bomboniere, no? Mi fanno impazzire quando io... Cioè la bomboniera può essere pure che ti posso dire un cammello zuppa con scartella così, uno la guarda e fa è molto fine. Cioè che la bomboniera così è molto fine, molto fine. Apriamo questo schiumante e tantissimi auguri veramente di cuore, perché veramente sono... Ivano, ti avevo detto di stare zitto, non mi va di dirgli che non sono invitati al matrimonio. Ma perché, scusate ragazzi, mi è dispiaciuto che ha invitato solamente a me e a voi non vi ha invitato proprio. No, no. Scusa, no. Avevi detto che avresti invitato soltanto i parenti? Infatti, solo i parenti e gli amici proprio stretti, stretti, stretti come lui. E io? E tu, ovviamente, ma anche tu. Ma non vi sono arrivati gli inviti? No, no, no. Me non è arrivato niente, nemmeno me. È un film non volgare, è una bellissima commedia e veramente vi divertite tantissimo. Se lo dice Alessandro, tu mi vuoi bene a me, no? Sì, ma da allargarlo. No, mi vuoi bene. Dipende. Anch'io. Ma no, dipende, se ti vuoi bene a così, vuoi bene a ti voglio... Ma io ti voglio bene come un fratello, io sono figlio unico, tengo te come secondo fratello. Vabbè. Ho detto... No. Ma oddio, quando dici queste cose sono frate. Ma... Strano, no? Cioè, mi fa specie proprio, evidente... queste poste... Forse, no? Le poste, dico. Aiuto, le poste sono fatte così, cioè se tu non spedisci, loro non inviano. Ma lo vogliamo bere questo schiumante, schiumante o non lo vogliamo bere? Auguri, Paolone! Paolone! Paolo! Ufficio! Il 25, dal 25 dicembre sto al Teatro Agusteo, quindi casomai, se ti fa piacere, sì, non veni. Grazie. Allora, come sta la mia cognatina preferita? Cognatina? Lo dice a tua sorella. Celebrata. Se tu credi che io sabato venga vestita così, ti sbagli di grosso, mamma. Ma perché? Sta male? No. Tesoro, sei bellissima. Bellissima? E certo, già me lo vedo. Tu vestita come una principessa e io da prima comunione. Mi lasci stare! Se posso dire da uomo, secondo me stai bene. Oh, che bello che mi hai dato il tuo parere da uomo. Sai che c'è? Io piuttosto ci vengo nuda a questo matrimonio. Ginevra! Ginevra! Ginevra. Ma che sei impazzita? Paolo? Eh? Ma che fai, guardi? Io? Eh sì! Adesso era lì. Un saluto da parte mia, solo da parte mia, no, agli amici, sì sì, agli amici di Weekend Dance. Poi dopo c'è anche qua l'amico mio. Fabio De Luigi. Fabio De Luigi. Sono io, Alessandro. Ciao a tutti, grazie. Weekend Dance.